Anche se molti non credono all'esistenza degli extraterrestri, sempre più persone nel mondo sono protagoniste di incontri ravvicinati di vario tipo con l'ignoto. Cerchiamo di fare luce sulla questione. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Io sono Giorgio Pastore, insegnante e scrittore, fondatore del CROP, centro di ricerca operativo sul paranormale. Di solito la gente sorride quando scopre che mi occupo di UFO e fantasmi, ma se ho scelto di dedicare parte della mia vita allo studio di questi fenomeni è perché io stesso, in più di un'occasione, ho vissuto esperienze particolari, a mio avviso meritevoli di attenzione. È giusto essere scettici, ma è anche giusto essere aperti di mente. Chi nega a priori l'esistenza di certi fenomeni detti paranormali, senza prima aver cercato di indagarli, perde in partenza. Se l'umanità è riuscita a progredire, è stato proprio per merito di certi studiosi e liberi pensatori, come Galileo Galilei e Giordano Bruno, che per cercare la verità hanno sfidato le autorità del loro tempo, senza paura delle conseguenze. Ciò che ieri era eresia, oggi è scienza. Ciò che oggi è eresia, un domani potrebbe diventare scienza. Personalmente, dicevo, ho vissuto esperienze fuori dal comune, che mi hanno spinto a indagare certi fenomeni. Nello specifico, se parliamo di UFO, oggetti volanti non identificati, ricordo di aver visto più volte nel cielo cose strane. Il mio primo avvistamento UFO risale al 1990. Mi trovavo a Seregno, a casa del mio amico Max Pozzi. Entrambi abbiamo potuto vedere, grazie a un telescopio, uno strano oggetto di colore arancio rimanere sospeso all'orizzonte per circa un'ora. E siamo riusciti anche a riprenderlo. L'oggetto roteava su se stesso e cambiava forma. Ancora oggi non sappiamo cosa fosse, ma sicuramente possiamo definirlo un UFO, in quanto oggetto volante non identificato. Sempre in quegli anni vidi anche un altro oggetto volare sopra casa mia. Anche in quell'occasione non mi trovavo da solo, quindi escluderei allucinazioni. Mio fratello si trovava con me e vide la stessa cosa, ovvero un oggetto discoidale scuro sfiorare il tetto di casa nostra e quello della casa dall'altra parte della strada. La superficie dell'oggetto non era liscia, ma fatta di linee e tubi metallici. Corsi in casa per chiamare mia madre, ma quando tornammo all'esterno, il disco era svanito. Nessuno, a parte noi due, sembrava avesse visto nulla, e questa cosa è molto strana. Oggi credo che l'oggetto fosse ancora lì, ma invisibile ai nostri occhi. Il mio terzo incontro con un UFO fu molto rapido. Mi trovavo in auto, stavo guidando. Quindi ebbi l'istinto di alzare gli occhi e vidi questo oggetto, simile a un disco volante, danzare a una certa quota sopra la città. Svoltai a una curva, mi accostai, ma dell'oggetto non c'era più traccia. L'ultimo mio avvistamento avvenne sempre a Seregno, in un parcheggio. Sentii uno strano ronzio, allora alzai gli occhi al cielo, pensando di vedere un aereo o un elicottero. Invece mi sorpresi nel vedere passare, lento, sopra la chioma degli alberi, a un centinaio di metri di altezza, uno strano oggetto simile ad un missile, con due piccoli alettoni sul retro. Sul momento pensai che potesse essere un nuovo modello di drone, ma da allora non ho più visto nulla del genere. In effetti, col senno di poi, mi chiedo come potesse un simile oggetto volare, essendo privo di eliche e per la lentezza con cui procedeva da ovest verso est. Sembrava un siluro, soltanto in seguito, confrontandomi con altre persone e cercando spiegazioni logiche, realizzai di aver visto un UFO, un oggetto volante non identificato. Tra l'altro, questo oggetto era anche a forma di sigaro, proprio come quelli abbattuti da America, Canada e Cina nel febbraio del 2023. Anche la grandezza era simile, parliamo delle dimensioni di un'automobile, grosso modo. Quindi, se oggi mi dedico a questi argomenti, è proprio perché ho vissuto esperienze di questo tipo. E non sono l'unico. Ogni giorno, molte persone nel mondo vivono esperienze paranormali e assistono a avvistamenti UFO, ma spesso non ne parlano con nessuno, per paura di perdere credibilità o di essere derisi. Parlarne però è giusto e doveroso, perché è nostro dovere capire questi fenomeni e quindi comprendere meglio il mondo che ci circonda. Proprio col fine di studiare meglio questi misteri, nel 1972 Joseph Allen Hynek classificò il fenomeno UFO in varie categorie. Nel suo libro, L'esperienza UFO, troviamo scritto che gli incontri ravvicinati del primo tipo sono quelli in cui si avvista un oggetto volante non identificato a una certa distanza nel cielo. Gli incontri ravvicinati del secondo tipo si registrano quando vengono rinvenute sul terreno tracce fisiche dell'atterraggio di un disco volante. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo si vivono nel momento in cui è possibile vedere non solo il mezzo ma anche gli occupanti del veicolo alieno.
Gli incontri ravvicinati del quarto tipo, infine, si subiscono nei casi di abduction, ovvero quando si viene rapiti da esseri di altri mondi. Infatti sono molte le testimonianze di simili rapimenti. Uno dei casi più celebri è quello dei coniugi Hill, i quali sostennero di essere stati rapiti il 20 settembre 1961 da alieni provenienti dal sistema solare di Zeta Reticuli, distante da noi circa 40 anni luce. Un altro caso da segnalare è quello di Travis Walton, che nel novembre del 1975, sotto gli occhi dei suoi amici boscaioli, venne rapito e portato a bordo di un disco volante, mentre si trovava nei boschi dell'Arizona. L'uomo scomparve, per poi riapparire soltanto 5 giorni dopo, in stato confusionale. I casi di rapimenti ad opera di presunte entità aliene sono molti. Anni fa ebbi il piacere di conoscere personalmente Pier Fortunato Zanfretta. Anch'egli, dal 1978 al 1981, subì ben 11 rapimenti da parte della razza aliena chiamata Dargos, mostruosi esseri provenienti, a loro dire, da un pianeta morente appartenente a una galassia di nome Titania. Invece, se parliamo di incontri ravvicinati del terzo tipo, non possiamo non citare i contatti che Filiberto Caponi ebbe con uno strano essere, a Pretare, nel 1993, nei pressi di Arquato del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Era il 9 maggio del 93, io ero un 23enne, centro Italia, Pretare d'Arquato del Tronto, le zone tristemente note per il terremoto del 2016. Tant'è che io vedo, più mi avvicino, più vedo in quest'angolo quello che sembrava essere una sorta di sacchetto. Era scuro sopra e bianco nella parte inferiore, nella parte sotto. Diedi un colpettino con il piede per vedere un attimino, di capire il contenuto di questo sacchetto. Ebbene, questo sacchetto in realtà non era un sacchetto, perché poi quello che era un verso modulato è diventato un urlo terrificante. Questo sacchetto si è, passatemi il termine, animato, nel senso che è saltato in aria, come se sotto ci fosse un petardo, diciamo così. È saltato su, ha fatto un paio di metri di altezza, credo, ha assunto una forma umanoide, diciamo così, perché si iniziavano a distinguere braccine corte, queste gambe avvolte da quello che sembravano essere degli stracci bianchi, delle bende. È ricaduto a terra in maniera goffa, ha iniziato a muoversi in maniera quasi scoordinata. Io non capivo che cavolo era. E ho visto questa creatura allontanarsi fino a quando ha scavalcato un muro in maniera strana, nel senso che non mi pare abbia utilizzato queste braccine che sembravano, che non gli servissero a granché. Ha utilizzato le sole gambe, è una cosa incredibile. E ha scavalcato questo muro e si è perso nella natura. Io sono scappato nel mio garage, ho chiuso la serranda, mi sono chiuso in macchina letteralmente, ho chiuso proprio le sicure, ho alzato la radio al massimo volume e ho cercato di prendere un attimino fiato, perché ero a corto d'ossigeno, perché il cuore batteva all'impazzata e come non mai nella mia vita. Racconto questa cosa ai miei, fino a quando questa creatura ha iniziato ad aggirarsi nei pressi di casa mia. Una sera avevo questa polaroid sul comodino, sento per l'ennesima volta questo verso fuori casa, mi alzo, apro la porta, carico la macchinetta, la polaroid, e per la prima volta vedo questo affare arrivare con un andamento più cauto, camminava in maniera goffa. Ho visto questa sagometta, sembrava davvero un gnometto che veniva verso di me. Quando faccio il primo scatto dall'uscio di casa, praticamente, che dove mi ero affacciato, la creatura si blocca, si gira lentamente su se stessa, inizia ad andare nella parte opposta da dove veniva in maniera un po' più veloce. Mi esce la seconda foto, lui caccia un urlo tremendo, scappa via, lui dalla parte da dove è arrivato, io dalla parte opposta, dove addirittura urto contro il muro di casa, mi faccio anche leggermente male. E inizio a risultare, perché qua avevo le due foto. Per concludere, ricordiamo a chiunque avesse vissuto esperienze di questo tipo che può contattarci. Siamo qui per ascoltarvi e documentare il vostro caso. E a tutti gli scettici a priori chiediamo di essere un po' più aperti di mente, perché, come scriveva Shakespeare nell'Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia. Chi volesse approfondire il tema UFO e incontri ravvicinati può leggere il caso Caponi, un incontro unico al mondo, scritto proprio da Filiberto Caponi, testimone di un incontro ravvicinato del terzo tipo, ma anche i libri di Alfredo Lissoni o del contattista Giorgio Adamski, anch'egli fu testimone di una serie di incontri ravvicinati del terzo tipo. Inoltre, Alieni, Dei e Demoni da altre dimensioni di Salvatore Freixedo, Uno Editori, The OVNI Logia
le origini delle religioni e dei mali del mondo. Secondo l'autore, il fenomeno UFO e quello religioso hanno molto in comune. Rino Di Stefano, il caso Majoran Pelizza, raggio della morte, energia infinita, antimateria, inchiesta giornalistica sui misteri di una macchina leggendaria, un libro da non perdere per chi si occupa di UFO e misteri. One Books Editori. Per concludere, vi segnaliamo il film di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, che, malgrado l'età, rimane un punto di riferimento per chiunque voglia interessarsi di ufologia.